Avete mai sentito parlare dell'effetto boomerang, quella legge del karma secondo cui quello che dai sicuramente prima o poi ti tornerà indietro? Sempre secondo il karma, ogni nostra cattiva azione deve essere ripagata. Insomma, la vita è come un grande supermercato. Prendi ciò che vuoi, ma non dimenticare che alla fine dovrai passare alle casse. E la storia di oggi ce lo dimostra. Tutte le nostre azioni, tutto il bene e tutto il male, trovano il modo di tornarci indietro. E lo sa bene Michael, il protagonista di questa lunga e travagliata storia. Ma prima di iniziare, però, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. All'età di 20 anni, Michael incontrò quello che all'epoca pensava fosse l'amore della sua vita. Da quando la vide per la prima volta, non riuscì a togliersela più dalla testa. Giulia, una bellissima giovane donna, una studentessa diciottenne, dal viso angelico e dalla bellezza disarmante. Michael era pazzo di lei. Il giovane aveva fatto un sacco di piani per la sua vita, per i suoi studi e per il suo futuro, ma una volta conosciuta Giulia, sembrava che nient'altro avesse più importanza. In un batter d'occhio, Michael perse la testa e il sonno, innamorato perso della sua bella Giulia. Come per ogni innamoramento, c'era solo la ragazza dei suoi sogni nel mondo di Michael. L'unico problema era che per Giulia non era lo stesso. Infatti, come spesso purtroppo accade, Giulia non provava per Michael gli stessi forti sentimenti che lui provava per lei. Piuttosto li provava per qualcun altro, un amico di Michael per di più. Una volta scoperto che i suoi sentimenti non erano ricambiati, Michael, con il cuore a pezzi, ha cercato di dimenticarsi di Giulia. Ma sappiamo tutti che una cosa del genere è più facile a dirsi che a farsi. A peggiorare le cose c'era il fatto che lui e Giulia avevano molti amici in comune ed ogni volta che la vedeva il cuore di Michael si rompeva di nuovo. Il ragazzo, tuttavia, non voleva rovinare i rapporti con Giulia e con il suo amico, né tantomeno la loro relazione, e così decise di tenersi i suoi sentimenti per sé. Passò il tempo e Michael mantenne il segreto. Il gruppo di amici continuò ad uscire insieme e Michael continuò a guardare Giulia e il suo ragazzo da lontano, in segreto, senza mai far trasparire le sue emozioni o i suoi sentimenti. Quel ragazzo non era giusto per Giulia, sarebbe dovuta stare con lui. Poi, un paio di anni dopo, Giulia si presentò ad una cena da sola. La relazione era finita perché il suo ragazzo l'aveva tradita. Quella sera Giulia era comprensibilmente sconvolta, triste e arrabbiata, e trovò in Michael una spalla su cui piangere. Era difficile per Michael vederla così, e sapeva che quello non era il momento migliore per mostrare i suoi sentimenti, così restava calmo e attento, cercando di esserle di supporto in ogni modo possibile. Quando tornò a casa quella sera, tuttavia, gli venne da chiedersi se avesse davvero fatto la cosa giusta nel non parlare dei suoi sentimenti. Cominciò persino ad arrabbiarsi con se stesso, forse quello sarebbe stato davvero il momento migliore, un'ottima possibilità, forse addirittura l'unica. Andò a dormire angosciato, ma la mattina seguente scoprì che il suo comportamento aveva dato i suoi frutti. La mattina successiva, Giulia lo chiamò. La ragazza aveva la voce leggermente incerta e persino timida. Gli disse che aveva bisogno di aiuto perché doveva trasportare delle cose e non aveva una macchina. In quel momento, Michael non ebbe dubbi. Era un segno, era la sua occasione. Da quel giorno, Michael e Giulia iniziarono a vedersi quasi tutti i giorni e anche quando non si vedevano, passavano le ore al telefono a chiacchierare. Michael era al settimo cielo e un paio di settimane dopo decise di fare il grande passo e rivelare a Giulia i suoi sentimenti che si portava dentro ormai da 2 anni. «Ho appena detto a Giulia che sono innamorato di lei da anni», ha detto quella sera al suo migliore amico con gli occhi che brillavano dalla gioia. «All'inizio non mi ha creduto, continuava a sorridere. Io avevo persino paura di sentire la sua risposta alla mia confessione, ma poi mi ha baciato». Da quel tanto atteso primo bacio, per Michael e Giulia iniziò un nuovo capitolo, una nuova vita, una di cui Michael era entusiasta e sorpreso al tempo stesso. Successe tutto così in fretta che il ragazzo non ricordava nemmeno più per quale motivo avesse avuto paura di dire la verità negli anni precedenti. Ed ora che si sentiva il ragazzo più fortunato del mondo, Michael fece di tutto per Giulia, dedicando a lei e al rapporto ogni istante della sua vita. La portava nei ristoranti più buoni della città, la ricopriva di attenzioni e di regali, e soprattutto era sempre lì per lei quando ne aveva bisogno. Il suo amore e la sua cura erano semplicemente inarrestabili e Giulia, da parte sua, si comportava allo stesso modo. Un giorno la coppia fece una gita a Disneyland e lì, in piedi uno di fronte all'altra,
Giulia lo guardò negli occhi e gli promise che non lo avrebbe mai lasciato. E dopo 2 anni di relazione, Michael decise di compiere un altro grande passo: chiedere all'amore della sua vita di sposarlo e passare il resto della loro vita insieme. Ovviamente, quando Michael si mise in ginocchio davanti a lei e le mostrò l'anello che le aveva comprato, Giulia disse di sì entusiasta e i due passarono le settimane successive ad organizzare l'indimenticabile giorno del loro matrimonio. La data della cerimonia era stata fissata, il vestito trovato, i fiori ordinati. Tra pochi giorni Michael avrebbe finalmente potuto chiamare Giulia sua moglie. Era stato lui a volere un matrimonio in grande stile e pensava che la sua dolce metà meritasse solo il meglio. E quando tutto era quasi pronto e mancavano solo 2 settimane fino a quel giorno felice, qualcosa è andato storto. Una sera Giulia si ritrovò di nuovo di cattivo umore. All'improvviso non era più se stessa e Michael se n'era accorto. Forse era semplicemente nervosa per il grande giorno, ma più i giorni passavano, più la data si avvicinava e più Giulia si rabbuiva. Eppure Michael era sicuro che si trattasse di semplice ansia per il matrimonio. All'epoca il povero ragazzo non poteva sapere quello che stava per succedergli. Ormai mancavano solo un paio di giorni al grande evento. Era tutto stato organizzato e pagato, ma quando tornò a casa quella sera, Michael trovò ad attenderlo una lettera che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. E quando l'aprì, la vita come la conosceva gli crollò addosso. In quella lettera, Giulia, la persona per la quale aveva vissuto negli ultimi anni, colei che lo aveva guardato dritto negli occhi parlando di amore eterno, aveva scritto che era dispiaciuta. Quelle parole lo ferirono come un colpo di pistola. Le dispiaceva di averlo ferito e di non essere abbastanza coraggiosa da dirgli addio guardandolo negli occhi, ma non poteva sposarlo. E la ragione era il suo ex fidanzato, lo stesso che l'aveva tradita e per cui Michael l'aveva consolata e aiutata a rimettersi in piedi. La vita di Michael aveva perso completamente di significato. Cercò di chiamare Giulia per un po', ma la ragazza sembrava non volere avere niente a che fare con lui. Questa avrebbe potuto essere la triste fine della storia di Michael e Giulia, ma come abbiamo detto all'inizio, prima o poi tutto il male fatto ritorna indietro. Diversi anni sono passati da allora. Michael si è più o meno rimesso in sesto. Il dolore per la rottura con Giulia è diminuito, ma non è ancora del tutto scomparso. In questo periodo il ragazzo ha avuto relazioni fugaci, ma non era stato lo stesso. Si è immerso nel lavoro e nella costruzione di una carriera, di un futuro. Ma una sera di primavera, mentre sta lavorando al suo computer, improvvisamente gli arriva un messaggio che gli fa battere forte il cuore. È Giulia. Lei gli domanda ancora una volta perdono per il male che gli ha fatto e gli chiede un incontro per avere l'opportunità di scusarsi anche di persona. Michael è sopraffatto dalle emozioni. In fondo ci aveva messo così tanto tempo a superarla. Alla fine il ragazzo decide di non rispondere per il momento. Quella notte la passa insonne e alla fine, il mattino seguente, è sicuro di avere ormai la mente abbastanza lucida per rispondere al messaggio. Deve assolutamente sentire cosa ha da dire Giulia per giustificare il suo orribile comportamento. Così accetta di incontrarla con una risposta sintetica e fredda. Quando la vede arrivare, resta senza fiato. Giulia è più bella di come se la ricordava. Ha un tuffo al cuore. Sa bene che i suoi sentimenti non sono mai svaniti. Negli ultimi anni ha semplicemente cercato di ingannare se stesso. Ma cosa succederà adesso? Potrà davvero fidarsi di nuovo di Giulia? Potranno tornare a stare insieme e fare progetti come se niente fosse successo? Appena arrivata, Giulia sorride a Michael e lo abbraccia. Si scusa di nuovo per averlo ferito e Michael è sempre più perplesso. Non riesce a capire cosa stia succedendo né quali siano le intenzioni di Giulia, ma allo stesso tempo non vuole lasciarla andare di nuovo ed è disposto a tutto per far sì che quella sera insieme non finisca mai. I due chiacchierano, mangiano e si aggiornano sulle loro vite. Giulia continua a scusarsi, alla fine ammette di aver fatto la scelta sbagliata quel giorno. Avrebbe dovuto scegliere Michael, forse avrebbe dovuto scegliere Michael fin dall'inizio. Si era torturata per molto tempo prima di annullare il matrimonio. Tutti gli avevano suggerito di seguire il suo cuore e purtroppo, per Michael, il suo cuore l'aveva condotta dal suo ex. E anche se ora se ne pentiva, ora che con l'altro ragazzo le cose non avevano funzionato, si era finalmente resa conto che Michael era l'amore della sua vita. Michael rimane in silenzio, quasi frastornato dalle parole della ragazza. Poi, proprio quando Giulia gli dice che capirebbe se lui ora volesse alzarsi e andarsene, pronuncia 4 parole che sono un fulmine a ciel sereno. Riproviamoci. Sposiamoci questa volta. Giulia è sconvolta, non riesce a crederci. È riuscita a riconquistare l'amore della sua vita.
ci sposeremo e dimenticheremo tutto. Riusciremo a superarlo insieme perché ci amiamo ancora. Avremo una casa grande e luminosa in cui cresceremo i nostri bellissimi figli e come marito e moglie affronteremo ogni ostacolo che troveremo sulla nostra strada. Dice Michael prendendo le mani della ragazza tra le sue. Questa volta i preparativi del matrimonio sono molto più veloci. In poche settimane è tutto pronto. La cerimonia è molto meno costosa di come doveva essere la prima volta, ma Julia sa che non è questo ciò che conta davvero. Michael l'ha perdonata, la ama e si sposeranno. Non le importa di nient'altro. Non le importa che i loro amici e le rispettive famiglie siano dubbiosi. Per Julia è un sogno che si avvera. E il giorno del loro tanto atteso matrimonio, la sposa è raggiante nel suo bellissimo abito bianco. C'è solo un problema. Il tempo passa e lo sposo ancora non si vede. Tutti trattengono il respiro pieni di ansia, ma la situazione sembra risolversi da sola quando una limousine nera si avvicina. Ne esce un ragazzo, ma non è Michael. Si incammina verso la sposa con una busta da lettera tra le mani e quando la consegna a Julia, la ragazza finalmente capisce. Devi essere davvero una grande egoista per rientrare in questo modo nella mia vita. Iniziava la lettera. Come se non fosse successo niente, come se non mi avessi distrutto. Secondo te, ora dovrei dimenticare tutto il dolore che mi hai causato solo perché hai ammesso di aver fatto un errore e mi hai confessato di amarmi? E tutto questo dopo che il tuo ex ti ha tradito e ferito di nuovo. Le lacrime scendono a flotte sulle guance di Julia. Non lo nego, la vita senza di te è stata un vero inferno. Non so come sono riuscito ad uscirne vivo. Ti ho aspettata per tanto tempo. Ho sperato per anni che tornassi e che scegliessi me. Continua a leggere. Ma ora che è successo davvero, mi sono accorto che dopo quello che mi hai fatto sono riuscito a rimettermi in piedi ed il mio cuore non prova più per te quello che provava prima. Mi hai fatto male, ed ora è tempo che io faccia male a te. Non ti sposerò oggi. Non ti sposerò mai. Da sola, abbandonata all'altare, Julia si pente di aver calpestato i sentimenti che Michael provava per lei anni prima. Se solo avesse saputo apprezzarlo quando ne aveva l'occasione. Lo aveva ferito nel profondo, ed ora lei si ritrovava a vivere quello stesso, identico, dolore. Questo è tutto per oggi ragazzi, visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere e simili a questa.